Quindi finiremo di parlare dei fattori climatici questa mattina. Parleremo poi dell'acqua. But before we get into those topics, I wanted to address some of the questions from yesterday. Ma prima di parlare di questi argomenti vorrebbe rispondere ad alcune delle domande di ieri. One of them was about how some of these legume trees we talked about yesterday. Una si riferiva a come, a quali erano le piante, le leguminose da utilizzare, come dovevano essere utilizzate. So I found an example of how the trees are planted along with an apple tree, for example. Quindi ha trovato un esempio in cui sono piantate insieme ad un albero di a un melo. If actually I'll go to a different view. I'll go to this one. Questa è la stessa immagine vista dall'alto. From the top, yeah. Dall'alto, sì. So you can see where the apple tree is positioned. Quindi potete notare la posizione dei meli rispetto alle leguminose. So in this case the legume tree they're using is an acacia. Per esempio, la leguminosa in questo caso è un'acacia. The fruit tree again is an apple tree. L'albero da frutto è un melo. And then there are a number of other different types of vegetation that are planted in and around the apple tree. E poi c'è tutta una serie di ci sono varie vegetazioni piantate intorno all'albero di mele. And they are they cover all of the different levels. Che appunto vanno a ricoprire tutti i vari strati delle foreste che abbiamo visto anche ieri. So if you remember from yesterday we looked at one slide, we looked at check 1 2. We good? Yeah. Good. Excellent. Okay. We'll look at this example of the levels of the forest. Abbiamo visto ieri l'esempio dei vari livelli della foresta. Just to refresh our memory. Giusto per rinfrescare la memoria. If I can find it. Sempre se riesce a trovare l'immagine di ieri. Okay, here we go. So if we remember, this is a slightly more simple version. Questa è una versione un po' più semplice. Right, so remember we have the large tree, kind of the large climax tree that's in the middle. Vi ricordate come nell'immagine di ieri abbiamo al centro l'albero più alto? Right, this is the main feature. Che è l'elemento principale. The long-term species. La specie a lungo termine. Right, and then we have the levels beneath it, the understory trees. E poi ci sono gli alberi degli altri livelli, quelli di sostegno più bassi. And then again the plants lower down in the profile that are closer to the ground. E poi la vegetazione più vicina al suolo. So this is the same idea. Questa è la stessa idea, lo stesso concetto riproposto in questa immagine. If you look
Right? In the next slide, this in the profile here. So the apple tree. Quindi al centro c'è l'albero di mele. The legume tree. Le leguminose al lato. And then all of the herbaceous vegetation from ground cover to the things like comfrey, which is how do you it's called a forb, like a clumping, like a clumping grass or plant. I don't know if we say forb in Italian. Forb. It clumps. It's like a clumping plant. Come una pianta che si. Sì, la consolida. Sì, sì. Right. Yes, consolida. Okay. Yeah. La consolida, quella che noi la consolida maggiore è un infestante. Infestante nel senso che è. Che si diffonde. Okay. It's an infestation. Comfrey. A comfrey, but it's a very good plant. Very, very good plant. È una pianta però molto buona. It's very, very useful. Molto utile. It's very high in nitrogen. Very high. È molto ricca di azoto. Actually, it's said to be higher in nitrogen than horse manure. Sorry. It has a very high nitrogen content. It's said to have more nitrogen than the manure that comes from a horse. Quindi si pensa che abbia più azoto rispetto al composto di letame. È più ricca di azoto. Bisogna usare la consolida maggiore, bisogna usare un ibrido della consolida maggiore, che è l'ibridazione russa. Quella non è infestante. He has found another type of comfrey, the Russian comfrey, which is not It's not as it's like not an invasive. Yes, yeah. Like yeah. That. Yeah. So. One of the things that I would encourage if anyone has a comfrey problem, for us, that's a good problem to have. Mm-hmm. È un'altra idea che può darvi se qualcuno di voi ha un problema come questo con questo tipo di pianta. I would harvest it and you can use it in things like compost. It's very good mulch material because when it breaks down, it's very rich again in nitrogen, so it feeds the ground. Potrebbe essere utilizzata per i composti, quindi tagliata e usata per i composti, perché essendo ricca di azoto ha appunto questa funzione molto più potente. It's actually it's a high quality fodder in the right proportions too. È anche un foraggio di alta qualità. Yeah, so it's like you know they say all things in moderation. It's that same idea, is that pretty everything that you see in a landscape, if it's done in its proper measure, it's good. Un po' come tutto nella natura deve essere utilizzato nella giusta misura per avere l'effetto migliore. Yeah. Just to describe some of the other features here, there are they call out nasturtium. C'è un'altra vegetazione chiamata nasturtium, non so se qualcuno di voi la conosce. Sì, ok. The ground cover they're using here is clover. Qui usano il clover come sottobosco, dovrebbe essere il quadrifoglio, il trifoglio. Sì. Which is a nitrogen fixing. Che è un azoto fissatore. It can also be a perennial ground cover, meaning it will come back every year. Che può essere utilizzato come specie perenne perché ritorna, si riforma ogni anno. Right, it'll grow, kind of bolt to seed and then drop seed and come back. Cresce yeah. Cresce di continuo, quindi produce altri semi e quindi ricresce l'anno dopo. They have a globe artichoke. Hanno quindi il carciofo the globe artichoke. Come in italiano? What would you call it in Italian? Here they call it the big artichoke. There's it's a kind of artichoke. Dill è aneldo. Dill. It's a herb. Aneto può essere. Aneto. Ah, okay. Aneto. Okay. Aneto. Sì, scusate. Fennel. Aneto. Fennel. Fennel è finocchio. Like tea, yeah. And what's interesting here is, oh, and then they also have like bulbs, like you know, like we have flowers. Dei bulbi. And then when a system like this has grown and can handle the presence, they can handle animals.
E una volta che il sistema è cresciuto e possono, si possono aggiungere degli animali, Like once it's mature enough, soltanto quando il sistema è abbastanza maturo, è cresciuto abbastanza. then animals can be brought in to help manage. Possiamo quindi inserire gli animali che possono aiutare a gestire le varie vegetazioni. So here they have using ducks, Per esempio le anatre, pigs on i occasion, of maiali course. a volte. Has to be very mature to handle pigs, excuse Ovviamente per inserire i maiali deve essere un sistema già ben formato, già maturo. Pigs are quite they can do a lot of damage if they're not managed properly. Perché potrebbero causare grandi danni i maiali. But if you bring livestock like pigs onto a site in at the proper stage, they are very useful Però animals. se inseriamo animali come i maiali nel giusto momento, potrebbero essere molto utili. So for example, the acorns that come off of a lot of hardwood trees, they're very good at being able to, well, number one, many people f will finish their pigs on acorns because it's very good feed. Sì. Possono essere utilizzati anche per creare, diciamo, del mangime dopo. So it's something that people will often, especially if they're raising pigs for meat, they'll use the acorns to sort of, I guess how I don't know what the term would be in how you say it in Italian, but in English we would say to finish, to sort of polish the flavor of the pig, the quality of the pig, you Ah, use se acorns. l'animale poi viene ucciso per essere mangiato, se è quello lo scopo finale dell'allevamento dei maiali, gli viene dato un particolare tipo di alimento, un po' soprattutto nella fase finale, prima di ucciderlo, perché loro dicono pulisce, rende più saporita la carne dell'animale quando sarà poi mangiata. But also Invece, scusa, per quanto riguarda invece l'utilità sul terreno, a parte il tractor che abbiamo visto, normalmente da noi viene considerato sempre molto dannoso se Eh invece sì. ci sono le piante. Quindi invece lui dice inserirlo nel giusto momento, quando Sì. il sistema è già. Non, cioè, io avrei immaginato invece il contrario. Ah, ok. In una situazione più di. Since pigs are very aggressive and he was thinking about putting them at the start, not once it's or the system it's already done, already mature. He Right. thought it was the way around. Pigs can be used. You would either use a pig sort of at the very beginning, especially if you want to get rid of a certain type of plant, like get it from the roots. Per esempio, o si inizia, si utilizzano i maiali all'inizio proprio perché vanno a eliminare tutte quelle piante che non vogliamo, vanno a scavare, mangiano le radici. Oppure Or at the end, proprio alla fine, when everything is fully grown. quando tutte le specie sono già cresciute. Right. Because the pigs, as you were saying, they're very destructive. They're big, Perché sono heavy. comunque degli animali abbastanza distruttivi, fanno dei danni. E anche quando è formata, comunque non riescono a fare And danni. once the system has grown, they are not problem, they cannot Yeah, make so damages. once it's fully grown, and of course it depends on the system, if they're robust trees that can handle the physical presence of the pigs, then it's Ovviamente fine. dipende dal sistema, se ci sono degli alberi grandi, possenti, possono tollerare meglio la presenza di questi animali, non vengono intaccati dalla loro, diciamo, In un forza. sistema del genere, per esempio, sicuramente danneggiano. And in a system like this one, that you're seeing Yeah. here, they're making damages, they can make damages. Well, and if it's an or this is like an orchard, for instance. Questo è tipo, diciamo, un frutteto, questo. That at a Per certain esempio. point, the orchard, once the trees are fully grown, can handle the presence of the pig. Una volta che gli alberi presenti nel frutteto sono molto forti,
cioè sono molto grandi e maturi, riescono a tollerare la presenza degli Però non rimane animali. niente del sotto, cioè Vuol quando dire che li aprono il sotto. there will be nothing left about the ground cover and Well, some of the ground cover you wouldn't necessarily be worried about, because ultimately what you were after was the tree. Alla fine non vi dovete preoccupare tanto delle specie, delle vegetazioni alla base di quelle del sottobosco, Right. perché lo scopo So. del sistema era far crescere al meglio gli alberi più grandi. Right. Everything that was planted here was to help this tree to fully grow. Perché tutto quello che sta, tutte le specie, le vegetazioni piantate in questo sistema avevano lo scopo di far crescere meglio e più velocemente l'albero centrale. So these are all their supports, they're like friends. Sono delle vegetazioni di sostegno, come degli amici per far crescere meglio l'albero. They're friends or the family that's going to help the apple to fully grow. Come se fossero la famiglia o gli amici che aiutano l'albero a crescere. So what happens with the legume trees, for instance, is you will periodically, on occasion, you will cut the tree. Periodicamente le leguminose verranno potate. And put the material. E il materiale. Under the fruit tree. E metteremo il materiale che avremo tagliato sotto l'albero da frutto. Right, you'll mulch the fruit tree with this material. Effettuando appunto un pacciame. And you're not really worried about whether or not these trees die or don't come back in the end. Non dovete preoccuparvi se gli alberi, le leguminose alla fine moriranno. Because what you were really after was the productive tree, the fruit Perché tree. L'obiettivo di questo sistema era appunto far crescere al meglio l'albero da frutto centrale. So this is a, it's sort of a strategic sacrifice, if you will, of the other vegetation, so that this one grows to full maturity. Come se avessimo fatto un sacrificio strategico, compiuto appunto dalle altre specie, dalle vegetazioni alla base, per far crescere al meglio l'albero da frutto centrale. Does that make sense? È chiaro? Mi è chiaro? Okay. Right, so that, yeah. She wants to know something about the drip line. Oh, the drip line. So this is just, it's just to show how water in reference to the tree can possibly be used. It's showing Mostra come potrebbe essere utilizzata l'acqua che proviene appunto dall'albero nel sistema sul grano. Sì. Is that? Water. Water, okay. Yeah, and also just indicating, for example, if there's certain things that needed access to water, where that water is most likely to be available because of how it's dripping off the tree. Se ci sono delle specie, c'è bisogno di prendere l'acqua da qualche parte, queste linee vi fanno capire da dove prende, da dove arriva la fonte dell'acqua. But one thing about the mulching of the trees, and I Una want to cosa explain riguardante this. Il pacciame Delli, realizzato con gli alberi. Did I would think that Doug mentioned the chop and drop? Doug vi ha parlato del drop and chop and drop. Chop and drop. No. No. Okay, so this is a technique that's used in tipo establishing tagliare. A food forest. Questa è ora tanto la spiega. Questa è una tecnica utilizzata per l'impianto delle food forest. Food forest, delle foreste. Sì, lo lasciamo così. Oh. Chop is. Chop. Like cut. Yeah, chop. Chop. Chop è tagliare and drop. E drop è cioè lasciar cadere. Chop and drop. So chop è tagliare, drop è lasciar cadere, cascare. So basically. This is a technique that is used to help cycle organic matter. È una tecnica utilizzata per il riciclaggio della materia organica. To help create soil pretty quickly.
per cercare di creare del suolo in maniera abbastanza veloce. Because you're helping to introduce organic matter into the ground. Perché andiamo ad agevolare l'inserimento di materia organica nel suolo. And it also helps to better manage water in landscape. E consente anche di gestire meglio l'acqua. Okay. So there, I'm sorry. This is an acronym in English. What is that? Principato. No, in English was no. Ah, è sette sette in francese. Bois et vin. Sono piccoli rami. Dimmelo in francese. Chop and then drop. Branches. Okay, so but here's where the strategy comes in. Quindi okay, questa so è la strategia. Adesso vi spiego la strategia. There are two basic times of year that sort of dictate how the technique is used. Ci sono due periodi dell'anno che ci fanno capire come deve essere utilizzata la tecnica, cioè che determinano l'uso diverso della tecnica. Where you either have precipitation greater than evaporation. Quindi il periodo dell'anno in cui le precipitazioni sono maggiori delle evaporazioni. Or vice versa. O il periodo dell'anno in cui avviene il contrario, cioè le evaporazioni sono maggiori delle precipitazioni. Precipitation less than evaporation. In qualsiasi zona climatica. In each climate zone, this is yeah, well, for the, each climate zone. So depending on the season, you have parts of the year where you get more rain. Then you do evaporation. Sì, in base comunque alla stagione, ci saranno quei periodi dell'anno in cui le precipitazioni saranno maggiori delle evaporazioni. Which is typically going to be, you know, maybe it's the winter and spring. Magari potrebbe essere spring, la primavera e l'inverno. Or fall winter, I guess. Oppure l'autunno e l'inverno. And then obviously where you have evaporation greater than precipitation, those are like the summer months. Le prime, invece, l'evaporazione maggiore della precipitazione, per esempio, durante i mesi estivi. During the times of year where you have precipitation greater than evaporation, you want to mulch. That's when you chop and drop. Quindi, nel primo caso, il periodo dell'anno in cui andremo a potare, a tagliare gli alberi. Right. So this is the time of year to chop and drop. Quindi è il periodo in cui creeremo il pacciame appunto con questa tecnica del chop and drop. Yeah, chop and drop. When you have precipitation less than evaporation. Caso, quando le precipitazioni sono inferiori rispetto all'evaporazione. During that time of year you want shade. Vogliamo invece offrire l'ombra, cioè che l'albero offra ombra. Okay. Mulch, pacciame. Right. And you drop to the ground. And the reason being is that during the times of year where you have enough moisture on the ground. Quindi nel periodo dell'anno in cui abbiamo molta umidità sul suolo. You have water that can help with. Abbiamo appunto abbastanza acqua che può aiutarci. With biological degradation of that material. Che può aiutare la degradazione biologica di quel materiale. Right, biological degradation. Il primo caso, sì, quando ci sono molte precipitazioni, quindi il suolo è molto bagnato, quell'acqua aiuta alla sostanza. Because the problem is when you don't have enough moisture on the ground to be able to break down organic matter, that's when you have the possibility of having oxidation. Perché nel caso contrario il fenomeno che si presenta è appunto quello dell'ossidazione, quando non c'è abbastanza acqua che consente il degradarsi della materia organica. And oxidation occurs when you don't have enough moisture for things to break down biologically. Quindi l'ossidazione è appunto quando non abbiamo umidità, acqua a sufficienza che garantisca la decomposizione della materia organica. The problem is, again, you don't have enough moisture to sustain the biology that would break down the organic matter. Quindi non abbiamo appunto quel sostegno biologico
per andare a degradare, a decomporre quella materia. Okay. So just again, just to repeat, oxidation occurs when there is not enough moisture. Quindi l'ossidazione appunto si presenta quando il suolo non è sufficientemente umido to support biological degradation. Quindi non è umido abbastanza da sostenere la decomposizione biologica. Right. And really what you're trying to do with your designs is to create situations where you have biological degradation. Invece il nostro obiettivo nel nostro sistema è proprio quello di creare le situazioni, le condizioni per far sì che ci sia questa decomposizione biologica. Because that's how you're able to more effectively cycle energy. Perché questo è il modo più efficace per appunto riciclare l'energia. And the degree to which you're able to cycle energy is going to determine how well you can generate a yield. È il grado, la misura nella quale riusciamo appunto a riciclare l'energia sarà quella a determinare, a farci capire che il raccolto è andato bene. Che sì. Yes, sorry, okay. There was mosquito. Does that make sense? È chiaro per tutti? Yes. So the chop and drop technique in the development of the food forest is a way to help this degradation of material take place faster. Quindi con questa tecnica del chop and drop nella food forest abbiamo appunto un'agevolazione, aiutiamo la materia organica a decomporsi in maniera più veloce. E questo è l'obiettivo. Nel momento in cui c'è le precipitazioni minori dell'evaporazione, che si fa? Cioè, prima si taglia. No, non si taglia perché l'albero serve da per fare l'ombra. Sì. In the second case, you don't have to cut the tree. No, right? Yeah, you would let because the you need it to right, make you, the shade. Exactly, you want the shade. You vogliamo want the, you want the l'effetto ombra che crea la chioma dell'albero. Yeah. Esatto. You want the cover. Vogliamo appunto quella copertura. Because what that'll do is that will minimize the possibility that you'll have water evaporating off of the ground because it's exposed. Perché vogliamo anche in questo modo minimizzare, ridurre al massimo la possibilità di evaporazione dell'acqua dal suolo, proprio perché ce n'è di meno. Ma quindi ovviamente l'evaporazione dipende dalla copertura che abbiamo fatto durante la fase precipitazione e evaporazione, cioè il mulch dipenderà anche dall'evaporazione che abbiamo nel caso contrario. Quale mulch allora? Cioè affinché per cambiare l'evaporazione poi nella seconda fase la copertura come può essere, cioè, come può variare quell'evaporazione? How can they use mulch to change the ratio of evaporation in the next season? Allora, but I think that you can use mulch during this time of year. It's just that you wouldn't necessarily do the chop and drop because you want the shade. But I think that she was asking if they use mulch in the first phase to prevent for the evaporation. Oh, of and the establishing. Second. Yes. Yeah. Yes. Absolutely. Absolutely. Yeah. Go ahead. Sorry. Cioè, la domanda era se il pacciame ricavato nel periodo in cui abbiamo primo periodo, precipitazioni maggiori dell'evaporazione, può essere utilizzato in qualche modo per influenzare la quantità di evaporazione della fase successiva? Cioè, se il pacciame influenza l'evaporazione, che tipo di pacciame, quale tipo di pacciame influenza una più evaporazione? Cioè, se io metto il sughero come pacciame, mi darà un'evaporazione poi diversa rispetto alla lignina dei tronchi o rispetto all'erba? Each type, a different type of mulch can influence. Choosing a different type of mulch can influence the difference of the evaporation of the next season. Oh well, sure. I mean, depending. They can use different type of mulch. So, which is the best to improve the ratio of evaporation in
She's probably asking which is the best kind of mulch to keep the moisture on the ground. Well, it's, I mean, depending on where you are, you might not have much of a choice. So really anything you can get your hands on is probabilmente good. In base a dove ci troviamo non avrai molta scelta, quindi dovrai un po' adattarti con il pacciame che hai a disposizione. Lui dice probabilmente in base alla località in cui vi trovate non avete tanti tipi di pacciame, tante sostanze diverse da utilizzare per crearlo, quindi un po' arrangiarvi con quello che avete, che trovate. And I'll give her an example. Vi farò un esempio adesso. Lignina oppure biodegradabili come paglia. For example, something like straw or linen, for example. Straw or linen. Yeah. Okay. That's a good linen, question, and that's actually something that we're definitely going to get into in soils. But just briefly, there is a difference between the type of mulch you would use, say, in the garden, and the type of mulch you would use in the orchard, for example. È una cosa che comunque verrà fuori meglio quando parleremo del suolo. Comunque ci sono due tipi di pacciame che possono essere utilizzati, cioè è diverso se lo vogliamo utilizzare per un giardino o per un frutteto. So for example in the garden you would use sort of a green herbaceous mulch. Per esempio nel giardino useremo un pacciame verde fatto da erba di vario tipo. Sort of a more nitrogenous mulch, like grass cuttings or quindi derivato per esempio dopo che abbiamo tagliato delle graminacee, quindi erba verde, in quel caso useremo quel tipo di pacciame molto ricco di azoto. Or hay. Hay. Fieno. Again, green material because the herbaceous plants like the bacterial activity is much higher with the herbaceous plants. Perché in quel caso l'attività batterica è molto più forte, ok? With the trees or the woody varieties, they like the more kind of carbon brown mulch, like wood chips. Per esempio, invece, quando ci troviamo a fare un pacciame per degli alberi, in una situazione per esempio di frutteto, abbiamo bisogno di un pacciame più scuro, formato per esempio dai rametti, oppure wood chips, sì, cippato, ok. Or straw, or brown leaves. Oppure delle foglie marroni. The carbon material. Quindi materiale comunque fatto da carbonio, ma carbonico. Because the fungal activity is stronger with the trees, the woody perché material. L'attività dei funghi è più forte se è utilizzato appunto con gli alberi. But in the case I was going to mention the case of there's a project in Jordan that one of the people I work with, Jeff Lawton, has happening with his wife. It's a very interesting site to analyze. Cioè, per esempio, un progetto che stanno realizzando in Giordania con il suo collega e sua moglie Jeff Logan, che è molto interessante. And actually, I think it's worth taking a look at some of this. Basically, the problem there is because the environment is so harsh, it's very difficult to find enough material to use as mulch. There's not much growth happening. Poiché in questo caso l'ambiente è abbastanza ostile, è difficile trovare molto materiale da poter essere utilizzato per creare un buon pacciame. Quindi now this is actually this is the site here. Questo sì, sono immagini del posto. Now I'll stop it once it gets to the part that I want to show. But basically, if you look all around this area, it's just brown, very hard, baked over earth. Se potete notare sullo sfondo, la zona, il suolo, comunque è duro, è difficile, è difficilmente piantabile. It's a very heavily degraded area.
È una zona fortemente, gravemente degradata. Because it's simply been in use for so long. There have been people there for thousands of years. Perché è stata utilizzata per tantissimo tempo, per migliaia di anni. So when they were trying to first get this particular site started, the problem they had was not having enough organic matter to establish growth. E quindi il problema principale è che non avevano abbastanza materia organica per stabilire, avviare la crescita. Now this site used to look like all of the rest of the areas around it. It used to be just brown and very hard. Vedete questo sito che è così verde adesso, prima era completamente marrone, non c'era nessuna vegetazione. Molto compatta la terra. Very, very compacted. And so what they had to do in getting this place started was they worked in very sort of focused, concentrated, small little cells. Quindi da che cosa sono partiti? Hanno iniziato a lavorare su porzioni di terra molto limitate, molto ristrette. So that whatever material they had available, they really had to concentrate so they can hang on to whatever water was available. They can make the best use of whatever organic matter. Quindi, avendo comunque a disposizione poca materia organica, veniva utilizzata in Giordania. It's in Jordan, Jordan River Valley. Veniva utilizzata appunto in maniera concentrata per quella piccola parte, utilizzando anche al meglio le risorse idriche di cui disponevano. And I know for the people, if anybody's watching online, it might be a little tough to see because the resolution isn't very good, but each of these areas is basically sort of a dugout hole, right, with a tree planted. Probabilmente la risoluzione dell'immagine non consente di vedere bene che ogni singola area sulla quale si è lavorato è formata appunto da dei fossi nei quali sono stati piantati gli alberi. Basically it's a pit, sort of a pit. Una fossa. Right? Quindi è, diciamo, una fossa. With you know, with organic matter and compost. Col composto e la materia organica. Put into the hole. Inserito appunto in questa fossa. And then the young tree is planted. Viene piantato l'albero giovane. And then on top of the planting is a lot of mulch. E viene messo sulla cima in alto sulla fossa viene messo tantissimo pacciame. Right, so this is the mulch. Here is the rosso. This is compost. Quindi quello rosso è il pacciame. Right, and di sotto abbiamo il compost. Other organic matter. E altra materia organica. So this is for so that there's enough nutrients and water. In cui appunto c'è una concentrazione quindi molto alta sia di acqua che di elementi nutritivi, sostanze nutritive. Right, so it's able to hold on to the water long enough for this plant to survive. In modo tale che sono tutte concentrate e fanno sì che la pianta riesca a sopravvivere. And there's enough nutrition there for the plant to survive. Quindi ci sono molti elementi nutritivi che garantiscono la sopravvivenza della pianta. Right. So this is the way that pretty much every tree in this place was planted. Quindi questo è il modo in cui è stato piantato ogni singolo albero in questa zona. Now they had gotten the mulch from an area that maybe it's like 5 minutes away from the site. That's an old like a banana plantation. Hanno preso il pacciame da una zona più o meno a 5 minuti di distanza, soprattutto una zona dove venivano piantati banani. They would take the excess like leaves and old banana trees, they would take those from off the site. Quindi hanno preso tutta la parte in eccesso, come le foglie anche del banano, l'hanno portata su questo sito. They would bring it here. L'hanno portata qui. And then use it as mulch. E l'hanno utilizzata come pacciame. No. Without burning it? No, they did not burn it. No. 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 No.
Because in this place, and this is sort of the weird thing, and Jeff talks about it here, he points out that everyone seems to be burning all of their old plants, all their old, you know, trees and excess, quote unquote, excess organic matter. Infatti questo è un punto che è stato sottolineato anche dallo stesso Jeff, che aveva appunto notato come tutti quanti avessero questa cosa di bruciare l'eccesso derivante dalle piante. Dalle... No, ma io dicevo perché esiste anche una tecnica, sempre il chop, drop and chop, che, cioè tu lo tagli, lo lasci sul suolo, lo bruci e velocizzi, no, il processo di a technique like the chop and drop, but then they burn it, they put all the material on the ground and they burn it because this way the process is accelerated. Well, I we're going to talk about that. That's not necessarily the case. It's non è proprio diciamo necessario così. Because when you use things like ash, and I know, you know, there's a lot of people talk about biochar, for instance, which is a very different process than biochar. Biochar is biochar. Yeah. La biochar. Ah, okay. Okay, what? Which is a very different process than just burning something, taking the ash and put it on the ground. Che comunque è un processo completamente diverso rispetto a prendere una cosa e bruciarla sul suolo. Yeah, biochar is made by way of a process called pyrolysis. E questa tecnica appunto è realizzata attraverso il processo di pyrolysis. Pyrolysis. That's something you can we can figure out how you can start doing that here, but biochar, this is trovare un modo per farla. Pyrolysis is basically burning in an oxygen starved environment. Quindi prevede appunto questa tecnica di bruciare in un oxygen, there's not much oxygen, very little oxygen. Diciamo in una circostanza con poco ossigeno. Sì, sì. Little. Right, so you're not burning things down to ash. Quindi non vogliamo bruciare le cose per farle diventare cenere. Yeah, it's a very different process, but è un processo diverso, sono due cose diverse. Especially in places like Jordan that doesn't have any excess organic matter, you do not want to burn. Soprattutto in posti come la Giordania, dove è così difficile trovare della materia organica, la tecnica del bruciare non è consigliata assolutamente. Or here, for that matter. Yes, anche qui. Yeah, or here, for that matter. Si vede un albero pittato di bianco. Pittato di bianco. Sì, dico il signore piantato. Posso finire? Yes. Che cos'è? Sì, he has seen a picture before this one when there was a tree who had been painted white. Oh, okay, yeah. And he wants to know why. Why? Yeah. What is it? Why? Some of it, I think sometimes they do that to try to discourage pests as well. Ah, a volte viene fatto per scoraggiare gli insetti. Yeah, just to try to discourage pests. Come pintare per è diciamo come pesticide nel senso di allontanare gli insetti. No, in quel caso what was the material? I'm not sure, it may have been lime. Maybe lime. You know. Forse sì, tipo tono, calcio. Ma questi sono territori occupati. Questi qui dell'immagine? These are occupied territories? No, this is in Jordan, not Palestine. Questo non è Palestina, è Giordania. Yeah, but like literally you can see Jericho. From this site, si può you can look across the valley and see Jericho, the King Hussein crossing, the Allenby Bridge crossing into Palestine is 10 minutes from here. A 10 minuti da qui c'è il confine, il passaggio verso la Palestina. Close. Now, what the beautiful thing about this site is, this was taken maybe a year and a half ago. Year and a half. Quindi questa immagine risale a un anno e mezzo fa. Yeah, year and a half ago. The canopy right now is, I'll make sure I bring the pictures tomorrow, but the canopy is about closed.
right now. Yeah. Adesso tutte le, diciamo, le chiome degli alberi sono tutte una vicina all'altra. So basically what they were trying to do in using the mulch brought on site was to grow enough of the trees to be able to make their own mulch. Quindi l'obiettivo di aver utilizzato un pacciame derivante da un'altra piantagione era quello di far crescere in fretta al meglio le piante, gli alberi qui piantati, per poter arrivare a produrre in loco il pacciame utilizzando questi alberi. To make their own organic matter. Per creare appunto loro stessi la materia organica. Una cosa che non c'è in realtà. I sostegni di legno. Okay, so these are, this is the vegetable garden, and the garden is basically wood. The garden basically has, there's just a frame around the edge of the garden for shade cloth. Okay, cloth. But this is made of wood or no? No, this is like metal. Quindi no, queste non sono di legno, sono delle strutture in metallo che reggono appunto le coperture che si mettono poi per proteggere, esatto, sì. Because the sun here is, quell'albero in cima lì è una tamericia. Questo? Sì. You know the name of this tree? Some of the trees, well, the trees here they have, they're using prosopis. They're using, they have acacia, they have, But the specific one? I'm not sure which this one is. No, it might be, it might be tamarix. Ah, okay. Tamarix, yeah. Tamarix. It could be tamarix. Then they have, of course, the date palms. Ci sono anche palme, prosopia, acacia. They have Parkinsonia. Parkinsonia, which is it's another very thorny tree. Un albero pieno di spine. Parkinsonia. I think they have cassia. La cassia. Cassia, not acacia. Cassia. Cassia. But basically, all of these trees are, most of them are nitrogen fixing trees. The majority. La maggior parte di questi sono tutti nitrogen fissatori. They have now the name's escaping me. Adesso non gli sovviene il nome. It'll come to me in a moment. Magari fra un po' se ne ricorda. But there are. A lot of these trees, again, are the very hardy varieties of support trees, nitrogen-fixing trees that we had talked about yesterday. Quindi molti di questi alberi sono degli azoto fissatori, alberi di sostegno come quelli che abbiamo visto ieri. And again, once these are established, this will help to create a local microclimate that will allow them to grow other things that might not be as tough as these trees. Una volta che questi alberi, questo sistema sarà arrivato ad una maturità, sarà forte, potranno iniziare a creare, cioè avremo creato un microclima che consentirà di piantare altri alberi, che poi era appunto l'obiettivo loro principale, che sono più forti e possono resistere meglio. And so this is the type of, this is the type of kind of logical progression of a project in this climate that really allows you to have some success. Diciamo che questa è la successione, è il progetto, il processo che si utilizza, la procedura che si utilizza per creare dei microclima in situazioni difficili come questa. Okay. Yeah. Volevo chiedervi se nell'orto che si vede appunto con la struttura del terreno. Questo qua? Sì. Se secondo lui è meglio appunto avere una struttura ombreggiante oppure fare sempre il discorso con gli alberi, cioè come mai lì è stato utilizzato questo sistema? È stata usata l'ombra degli alberi, magari Why in this case you have chosen to use the system with this metal support instead of using other trees with the shade?
Well, I think in this particular case, because they wanted to have the cover right away. Un po' per accelerare i tempi, perché volevano subito raggiungere. To establish the vegetable garden. Per creare appunto il, cioè, l'orto. Poi più generale, yeah. Cioè, secondo lui, per fare un orto, diciamo, quindi prevalentemente produzione di ortaggi. Come zona, questo, diciamo. Vanno bene o no gli alberi? According to you. Is it fine to use trees in general to make vegetables grow, to make a vegetable garden? Use according tree, to you, meaning you, as trees as a cover. Come sì, come copertura, no? Yeah, I mean as long as the, you know, whatever trees you want to use don't block out all of the light. Importante che qualunque sia l'albero che vogliate utilizzare, non blocchiate tutta la luce che arriva. Which again, if you remember yesterday, one of the points that was made in the beginning of the climactic factors chapter, mm-hmm. was to use trees with a light canopy. Mm. Light canopy. Vi ricordate un po' quando abbiamo iniziato ieri a parlare dei fattori climatici e abbiamo sottolineato la necessità di utilizzare in casi come questo delle piante, degli alberi con una chioma leggera, quindi in modo tale da far filtrare meglio il sole. So if you notice a lot of the nitrogen fixing trees, most of them, they don't have very big leaves. Infatti, se ci pensate, molte degli alberi azoto fissatori non hanno tante foglie. The leaves are relatively small. Le foglie stesse sono relativamente piccole. So the canopy it's not very thick, so it will allow light to come in. Quindi la chioma non è così folta, per cui la luce può filtrare. But it will take away the harshness and the intensity of the light. Però hanno lo scopo appunto di attutire il colpo quando l'acqua arriverà poi sul suolo. Shade cloth does the same thing. Ed è un po' la stessa cosa che fanno le coperture appunto che vengono utilizzate in questo caso. And I think if any of you have used or bought shade cloth, you know you can buy them with different density. Quando comprate i teli da usare come copertura, potete scegliere, diciamo, vari tessuti diversi. Sono fatti da tessuti diversi, nel senso. Like some cloth will let in more light than others. Alcuni teli consentono un passaggio maggiore di luce rispetto ad altri. Rispettando quelle tabelle che lui ha fatto vedere ieri, si può sfruttare o no quelle dei colori? O sto dicendo una cavolata? For example, they could use the scheme that you showed yesterday about the different colors, ultraviolet, pink, you know, the spectrum of the light. Yeah, you can buy shade cloth in different colors. Sì, infatti si possono comprare teli di vari colori. Which is the best? So, for example, you can buy pink shade cloth. Per esempio, rosa, dei teli rosa. In questo caso, siccome gli ha fatto l'esempio. Also, if this is not cold weather, because yesterday we were talking about the cold climate. Well, the reason why I'd mentioned pink, and especially in reference to places that don't get much sunlight, is because it can take whatever light they do get and extend it. Sì, infatti, nel caso di ieri era utilizzato quel tipo di colore rosa proprio in quei posti in cui la luce del sole non è molta e quindi vogliamo usare al meglio, massimizzare l'utilizzo di quella poca luce. Nel caso è esattamente il contrario, la luce è tanta. The problem is that here they have too much sunlight. Too much sunlight. So it's too strong. È troppo forte la luce. So if you can still make use of the light, but just cut the intensity. Quindi dovrete andare a ridurre l'intensità della luce. You can use pink. I'll bring up another example. Vi fa un altro esempio. Il telo rosa. I'll bring up another example. Non ha detto che aumenta. Loro massimizzano. Viene massimizzato in quel caso, nel senso che. Why pink, the pink clothes in our case? No,
Well, because remember, there's certain parts of the light spectrum that that makes photosynthesis operate more effectively. Why pink, which is one of the strongest here in a place where they have to reduce the intensity of the light? Well, because pink the pink won't intensify the light. It'll just help to make the photosynthesis more effective. Il problema è che in questo caso il rosa serve non per aumentare l'intensità della luce che arriva, ma per accelerare e migliorare il processo di fotosintesi, per far sì che questa sia più efficace. And I'll give you a good example of a place that is hotter and has more harsh sun than here, and that technique is used. Vi fa vedere adesso un esempio in cui viene utilizzata questa tecnica col telo rosa in un posto che è ancora più caldo di questo. Ma puoi chiedere perché non il verde? Perché io ho visto usare il verde. And why not the green cloth? You can use green. You'll find a lot of shade cloth and a lot of the tree guards that are used. You'll find that the color is typically green. Sì, in effetti il verde è il colore tipico utilizzato di questi, sì, to make shade. Now this is a guy that I did some tree planting work in Australia with. I got some very good pointers on how to plant trees from him. Questa è una persona con la quale ha collaborato, ha aiutato a piantare molte aree. His name's Matt Kilby. Very good guy, Matt Kilby. Bravo ragazzo. And he has a business where he plants trees and tries to basically reintroduce trees to many of the landscapes in Australia that have been deforested. Molti dei suoi sistemi hanno appunto l'obiettivo di inserire di nuovo alberi, di piantare alberi in zone che in Australia erano state deforestate. Now, just since I'm in Italy and I can tell Matt that I can brag about his Antonio Carraro tractor in Italy. That's an Antonio Carraro tractor. Questo appunto è un trattore di Antonio Carraro. And he brags about it in the film, so I just want to say that. He brags? Yeah, he's like, he says, I love my Antonio Carraro. Sì, diciamo che è contento, mostra di essere contento di stare su questo trattore. And what he does is he's using this an auger to make the hole that he's going to plant the tree into, because it's very rocky. Quindi lui utilizza un perforatore, penso, per fare un buco nella zona in cui vuole piantare l'albero. And so what he does after that is, this is a really involved process because it's a very harsh environment. Ed è un processo molto particolare, molto duro, proprio date le condizioni dell'ambiente molto ostile. Right, so after he drills the hole, he uses a mattock to just open it up a little bit more, the mouth of the hole. Quindi dopo usa un piccone per cercare di aprire di più il varco, lo spazio. Then he makes a feature around the front of the hole to help harvest water. Ah, poi fa, diciamo, una montagnetta di terra per aiutare a raccogliere l'acqua. Like, just like you saw in the Lanzarote example. Come nelle immagini di Lanzarote ieri. Right. So then what he's doing here is he's putting in compost, rock dust. Poi inserisce polvere di pietra, composto. He uses a fish product, like a fish gel. Ah, usa tipo la gelatina di pesce. Gelatina di pesce. A seaweed product. Seaweed. Seaweed. Kelp. Alga. Ah, l'alga. Ah, ok. Ecco, io qua non mi posso mettere. And then he also is using something that simulates mulch around the base of the tree.
Quindi help, intorno alla base dell'albero mette una cosa che è molto simile al pacciame. To help hang on to moisture. Per aiutare appunto a mantenere l'umidità. And then he's also going to use, once he puts that in place, he'll put a tree guard around the tree. A tree guard. Tree guard. You'll see when he puts it on. Quindi poi una volta che ha piantato. Now notice that the tree guard is pink. Una volta che ha piantato appunto l'alberello, utilizza questo. Not a eucalypt. Questa struttura che appunto, come vedete, è rosa. And so what he does, alla pianta, what he does, the reason why he chose the pink tree guard is exactly for the reasons we talked about yesterday. Ed ha scelto questa struttura di questo colore proprio per il motivo di cui abbiamo parlato ieri. Because it helps to accentuate or strengthen the photosynthetic activity. Perché accentua, rafforza l'attività di fotosintesi. And so what he ends up telling you in the video is, he says, I'm not coming back to this tree. La cosa che poi dirà alla fine del video è, io non ritornerò da quest'albero. Right, I'm not coming back to it, so whatever I do now has to be enough to allow it to get to a point where it can survive. Quindi io on its non own. Tornerò più a prendermi cura dell'albero. Quello che succederà all'albero, se l'albero crescerà, lo farà per quello che ho già messo, cioè, che ho già utilizzato. Without water? No, he's going to he's going to water it. Sì, he's going no, innaffierà. Sì. Right. Lo fa anche per evitare che i canguri lo mangino. Also to avoid to prevent the plant from being eaten by the kangaroos. Exactly. Okay. Exactly. Yes. So the tree guard is put in place so that, of course, whatever animals are in the area, they won't eat the tree. Quindi la struttura è utilizzata anche per evitare che qualunque animale nella zona possa intaccare la pianta, right, mangiarsi so la pianta. So we're talking about or you know, try to oppure cercare di sradicarla. So you're talking about kangaroos. Quindi canguri, per esempio, wallabies, wombats. Rabbits. Anche i conigli. And all of those different animals that tutti i vari tipi di animali presenti in questa zona. And so using in the tree guard, the rocks, again, are mulch. Rock mulch is actually very good. Vengono utilizzate anche le pietre, che sono uno strumento molto utile. And remember, rocks can help to serve as a surface for water to condense on. Che è un'altra funzione importante delle piante, che fanno da superficie sulla quale si condensa l'acqua. And in dry and in arid climates, condensation is a significant source of water. E la condensazione nei climi aridi come questo è una fonte d'acqua molto molto importante. Okay, so remember, everything that's put in here is to keep water from evaporating off. Quindi l'obiettivo di questa struttura è appunto far sì che l'acqua non evapori. Okay, so then di che materiale è il che cosa la struttura? Yeah, it's like plastic. It's like a plastic. Senti, ma cioè la sensazione che ho, oddio, per quel po' di esperienza che ho fatto in cose simili, è che comunque l'acqua, ecco. Ah no. Sì, questo è l'acqua. Ah, anche c'è cos'è? Cos'è? All right, so now notice the water is brown. È acqua marrone. Right, so the water has fish and seaweed and kelp in it. È acqua marrone perché contiene le alghe e questa parte di pesce. The fish is like it's like a fish emulsion. Like a fish emulsion. Emulsione di pesce. Which interestingly enough, here in Bari, in this part of Italy, you should be able to make this. This could be a product, a locally produced product. A Bari dovremmo riuscire anche a produrlo noi stessi questa emulsione di pesce. Seriously? Sì, sì. Like both the fish and seaweed. Così come anche le alghe. It can be a very valuable soil amendment. Possono essere utilizzate uno strumento molto utile per il suolo. Like plant vitamins. Come delle vitamine per il suolo, previtamine per il suolo. Macerato di urtiche o macerato di consolida. Macerate, so a compost made of the compost comfrey or
Or gelato did. È una specie okay. di tè. Well, this, yeah, this, compost tea would be good too. Compost tea would be good too. But here's the key. But here's the key to compost tea, though, and this is why, before you leave here, if there's anything you're going to learn to do, it's to make compost. Una cosa che imparerete sicuramente a fare prima che lui andrà via sarà proprio creare il compost. Like good compost. Un compost buono, veramente buono. The compost tea is only as good as the compost that you make. Il compost tea è buono, andrà bene esattamente come quello che farete voi, che fate voi. No, il compost tea è tanto buono quanto il compost che produci. Right. Che fate voi? Yeah. No, cioè, ha detto che il compost tea è buono, se il compost di partenza è buono. Yeah. So if the compost isn't very good, okay. If it's not good, the tea won't be good. Ok, quindi se il composto iniziale non è buono, l'altro non sarà buono. So making good compost is essential. Quindi è molto importante fare un compost buono. You will know how to make good compost by the time we're done. Quando avremo finito, saprete come fare un buon compost. Ok. Okay. So sorry. Go ahead. Why the water has been put on the stones, on the cardboard, and not in the... Well, he's just putting it into the basin. It's like a basin. Lo sta mettendo, diciamo, sulla parte, sulla base. And it'll eventually soak into the... E poi da lì filtrerà nel suolo. Right. Sometimes one of the things he would do, I remember seeing him do this, was before he would... put the tree into the pit, he would soak the sapling into the water and then put it into the pit. He would soak the young tree, mm-hmm, into the water. Into the water and then soak this it in, water. And then put it into the pit, yeah. Quindi prima ancora di piantare la pianta all'interno della fossa, immerge la pianta stessa in quell'acqua e poi dopo la immerge. And he would do that in an attempt to try and not shock the tree, you know, from being in a new environment. Cercando appunto di avendo messo la pianta in un ambiente completamente nuovo, facendo questa procedura, l'albero cerca di non fargli avere uno shock, diciamo, visto che sarà utilizzato in un ambiente nuovo per lui. So I think one of the things to appreciate about where he's doing this work is Australia, and especially when this film was done. Australia was in the middle of a very severe drought. È da notare il periodo in cui è stata fatta questa immagine risale al momento in cui in Australia si assisteva ad una fortissima siccità, periodo di siccità, quindi. Ma del caldo, cioè fa caldo in quel momento. Lui sta piantando proprio nel caldo in the same in the same period of time with hottest weather with the drought. Period yeah. of time. He's planting it. Yeah, yeah. I was there right just before the drought ended, and they had a drought that lasted for 10 years. 10 years. 10 years of drought? 10 years. E lui è andato verso la fine di questo periodo di siccità che in Australia è durato per ben 10 anni. 10 years. They have a city in the south, Adelaide. Hanno una città nel sud dell'Australia. That is, I think it was one of the only cities, if not the only city, that's on constant water alert. Che è una delle città che è continuamente in pericolo. Constant. Because the situation with their water supply was so bad. Proprio perché la situazione delle risorse idriche è molto molto grave. And a lot of people forget, they don't realize, like, Australia is technically, it's the driest continent on earth. E molte persone non sanno proprio che l'Australia è uno dei paesi più aridi del mondo. When you move away from the east, or from the coasts, especially in the east and the south, and you go inland, it's desert. Soprattutto spostandosi dalle coste, andando verso il centro, quindi spostandosi dalla parte meridionale ad est, troviamo al centro dell'Australia il deserto. So it's a very harsh place. Quindi è un paese molto ostile, un ambiente molto ostile. So
you know, I think a lot of what he was demonstrating here is very useful. It's definitely useful in places that, you know, don't have as severe a problem with water. Quindi un esempio come questo può essere utilizzato benissimo nei casi in cui non abbiamo lo stesso tipo di problema con anche con l'acqua. And he has a very high rate of success with his tree surviving using this technique. E garantiamo in questo modo la sopravvivenza, un alto tasso di sopravvivenza se piantiamo alberi utilizzando in questo sistema. Yeah, he doesn't lose many trees. Lui in questo modo non ha perso molti alberi. Yeah, so I think, and the reason why he doesn't lose many trees is because he makes sure that they're very well nourished. E perché non perde molti alberi? Perché fa sì che si assicura che tutti gli alberi siano ben nutriti. Right, and protected. E protetti. Right, so they have enough time and they have enough nutrients and water to get strong. Quindi hanno elementi nutritivi, acqua a sufficienza per crescere forti. Una cosa che aveva detto Saviano anche un po' mi ha colpito è che era questo fatto della radice nuda. Lui sta in queste immagini, lui mette la radice nuda, e nel caso in cui noi abbiamo il pane di terra, che facciamo? Lo sciacquiamo proprio, cioè è importante farlo. It's important to plant the tree with the naked root, yeah. Without soil, without rain around it. Well, it's important. Well, in the case they have a plant which is something on the root, do they have to wash it before No. It has. Is I mean, it's something that raised also during last week with the other teacher, Saviana. Yeah. Well, I mean, so from my experience, usually what happens is when the tree is removed, like from the bag or the pot, it's potted with the soil around it. It's not removed. Sì, non è un problema. Non va tolta la terra che c'è intorno alle radici. Which I would think is more advantageous because it has things has something around it that can hold water and still has some nutrients. Anzi, è più vantaggioso perché ha qualcosa intorno a sé, la radice, che gli consente appunto di tenere le sostanze nutritive e l'acqua. Now one of I don't know. Maybe she has a but this I can just speak from my experience. Saviana, the teacher from last week, told her this technique about the naked without soil root. Mm. They are wondering why they told them, because one of them, she's saying that this teacher is using this technique, but she is one of the few people who uses this technique. Yeah, I don't know. Maybe they're wondering about the coast. Maybe I don't know. Well, there's actually this what. Would your dad say? Nicola sta, prego. Se la pianta, diciamo, è a radice branca, no? Yeah. E a radice nuda va messa nel terreno. If the root c'è la pianta right, che ha la radice raffittone, che nel senso che è piena di capillari, yeah. E là va nella fotocellula, perché va messa intera con lei. Questa è la morale, diciamo, della messa in opera della pianta. I mean, which makes sense. I mean, because again, not every plant has the same type of root. So, of course, the roots are going to dictate what it needs. Dalle radici, dato il fatto che ogni pianta ha delle radici di forma diversa, di tipologia diversa. Yeah. È a metà, cioè la radice che ha tutto va messa nella fotocellula.
Yeah. E invece c'è il, diciamo, il melograno, che è una radice lunga, purtroppo. For example, pomegranate is a long root and it's different to be treated. Right. For example, the other types. Right. Now, what's, I think what another thing that's interesting though is there's also discussion of whether or not you plant trees from seed or from sapling. Un'altra cosa diversa è anche la scelta di piantare con dei semi oppure a partire appunto da una pianta con delle radici. And there have been some studies that have suggested, especially in places that have very harsh environments, that it's actually better to plant from seed because the seed is able to adapt to that environment. That ci sono degli studi che hanno dimostrato che soprattutto negli ambienti molto ostili è meglio piantare i semi perché si adattano meglio al tipo di ambiente. Sure. So, yeah. L'ultima domanda, Marita. Ah, vabbè, no, volevo chiedere dell'emulsione di pesce, che è l'emulsione di però, che come si fa? She would like to know something more about the fish emulsion. Cosa è come si usa? What is it? O se la possiamo usare? Non hai resti di pesce. There's can be used. Well, there's some different, I think there are different processes and different formulations for the emulsion. I had someone give me a recipe that's basically like a fermented product. Ci sono vari modi per fare, diciamo, questa sostanza a base di pesce. A lui è stata data una ricetta fatta appunto con dei rifiuti, diciamo, per fermentati using water. Yeah, so basically like you can buy it commercially for one if you don't want to make it. Se non la volete realizzare voi, potete anche comprarla. Yeah, like just like you can buy, you know, you can buy. There's some good products. I don't want to, you know. Non ha il prezzo, non ha prezzi esorbitanti. Just like you can buy things like. No, but they're against buying things like that. Okay. I had someone give me a recipe where they use fish or fish scraps, and they put it in the middle of a compost pile. Mi può dare delle ricette in cui vengono utilizzate per il compost degli scarti di pesce da mettere nel centro, nel centro del compost. And they do that to inoculate the fish with the bacteria. Inoculate the fish with the bacteria. I batteri inoculate. It's so that the bacteria will attach themselves to the fish. Right, inoculate. I batteri si attaccano al pesce, diciamo, alle parti del pesce utilizzate, quindi è positivo per questo. And then after a time they'll take the fish from out of the compost pile. E poi dopo un po' viene rimosso questa emulsione di pesce dal composto. And then they'll make a sort of a fermented brew using the fish. And that's done anaerobically, like without oxygen. So they'll put it in a barrel. Viene fatto a parte una sorta di fermentazione delle parti senza ossigeno, chiusa, sì. And they'll put it in a barrel and they'll seal the barrel. Messa per esempio in un barile, viene sigillato il barile. And then they'll have a tube come out that's stuck in water so that the gas bubbles out. E viene messo un tubo dal quale appunto si inserisce l'acqua e quindi l'acqua poi ribolle, nel senso, and si fanno le bolle d'acqua. And then over time it you know, fermenta in pratica. It just ferments and it matures. Fermenta piano e matura. And there are a number of other things that are added. Typically, you know, people, like when you make biofertilizer, they'll use yeast or fresh milk, manure. Fresh manure. In the brew. Magari alcune persone inseriscono anche altri elementi come latte fresco, letame, sempre dentro a questo composto fermentato. No?
Yeah, that's something that's often used when making sort of like biofertilizer, for example. È utilizzato per creare appunto un fertilizzante biologico, un biofertilizzante. And also the certain sugars like you know, molasses might be used. Per esempio, utilizzando anche degli zuccheri come la melassa. To feed the process. Per accelerare il processo. So there are a number of different, you know, formulations, and that was just for what I can remember. Ci sono vari modi per poter realizzare un'emulsione del genere. Volevo dirgli che in realtà si piantano sei tra i semi, perché quando noi utilizziamo una pianta da vivaio, la pianta da vivaio non svilupperà mai il fittore, perché si attorciglia. Invece il seme nella terra, la prima cosa che fa. He's saying that he knows that they have always to use seed to plant because it's better, because for example in the woodlot, the plants you use in the woodlot have no root. They have a kind of circular root. So they put right in the ground instead of the sapling. Better. So they have been taught like that. I think what's interesting about planting from seed in reference to things like climate change, you know, and environments becoming more harsh, is that people, I think that's a strategy that's being used more and more. Questa cosa di piantare esattamente i semi è una strategia utilizzata soprattutto e sempre di più nei paesi con clima ostile, dove è difficile appunto coltivare, far crescere le piante. Something else to consider, and we'll take a look at this. There's a technique that's being used it's being used a lot in Africa, and this was developed again by the Tony Rinaldo, the man I told you about yesterday. Questa di cui vi parlo adesso è una tecnica utilizzata soprattutto in Africa. Realizzata da Tony Renato, di cui vi ha parlato. And it's something called farmer managed natural regeneration. Quindi in pratica si chiama rigenerazione. Or FMNR. FMNR. Quindi si chiama rigenerazione naturale gestita dall'agricoltore. And actually, now that I mentioned that, I'll show you that. Give a quick explanation as to what that's about. Adesso magari vi spiega brevemente di che cosa si tratta. It's a technique that was developed in an attempt to try to do reforestation work in many of the degraded areas of Africa. Questa è una tecnica che è stata utilizzata con l'obiettivo di appunto piantare alberi in zone che erano state soggette alla deforestazione, quindi per ripopolarle di alberi soprattutto in Africa. Now this was something that actually came from a series of failures in trying to do the reforestation work, funnily enough. Questa tecnica ha avuto origine in seguito ad una serie di fallimenti nel cercare appunto di ripopolare la zona di foreste di alberi. And because when Tony first went to the Sahel or East Africa in the 80s, he had gone there to do a lot of this replanting of trees. So he was bringing trees and planting young trees in these degraded areas. Perché la prima volta che Tony si è recato in questi posti per appunto piantare nuovi alberi, essenzialmente lui prendeva questi alberi e li trasportava e li piantava lì. And every effort he had tried to get those things started, they all failed.
e tutti i primi tentativi che lui ha fatto in questo senso sono tutti andati, sono tutti falliti, non sono andati a buon fine. So he said, you know, he just got desperate, and he just one day he said he stopped doing the planting. He said he sat in the desert and he just started looking at the landscape. A un certo punto lui quindi si è stancato, non sapeva più cosa fare, ha detto basta, non faccio più niente. Era disperato e si è seduto e ha iniziato ad osservare semplicemente l'ambiente circostante del deserto. And what he began to notice was that he saw all of these young trees. E che cosa ha visto? Ha iniziato a vedere tutti questi alberi giovani, piante giovani. Well, actually, they actually weren't young trees. They were these sort of clumps. Erano dei piccoli arbusti, diciamo. These clumps of vegetation. Dei piccoli spot di vegetazione. And then something occurred to him was that these are trees. E gli è venuto poi all'improvviso in mente che effettivamente questi sono degli alberi. The trees that had been cut down a very long time ago. Erano alberi che erano stati tagliati tanto tempo fa, tanto tempo prima. And they were growing many stems from the trunk that was left over. E che cosa era successo? Che dal tronco, dalla parte di tronco che avevano lasciato, erano cresciuti tanti piccoli tronchi. But because the landscapes that all of these trees were in. Polloni? Okay. Yeah. And because these landscapes where the trees were, they weren't really being managed. Animals were just allowed to graze them. They were never able to grow fully. Però non erano mai stati in grado di crescere perché la terra era lasciata a se stessa, c'erano quindi animali che andavano ad ostacolare appunto la crescita degli stessi. So eventually what he started to do is he experimented with the pruning of some of these trees, trying to control the areas where the trees were to make sure that they weren't grazed. And eventually what he found was once he had pruned those stems down to the straightest stem, like a single stem, that stem eventually grew into a tree trunk. It grew quindi into a tree. Che cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a potare questi piccoli alberi, cercando di rimuovere tutti i vari appunto polloni, e ha lasciato alla fine il tronco centrale, che era quello principale, che effettivamente era quello che da solo riusciva a crescere. So what he realized was that, well, many of these places that people think our deserts used to be forested. Infatti una cosa che ci scordiamo, che ci dimentichiamo, è che quello che adesso è il deserto un tempo era popolato da foreste. Or if not fully forested, they had many trees in those landscapes. Comunque se non erano delle vere e proprie foreste, c'erano tantissimi alberi in queste zone. So what he did was he started to embark on expanding on this work, and then eventually at this point he's been able to help reforest about somewhere between 5 and 20 million hectares. Quindi attraverso questa tecnica è riuscito a riforestare una zona tra i 5 e 5 and 10 20. 20 tra i 5 e i 20 milioni di ettari di terra ripopolata appunto di alberi grazie a questa tecnica. It depends on the, you know, whose information you're referring to. In base a, diciamo, questa informazione dipende a seconda dei dati, delle fonti alla quale facciamo riferimento. Tony Montana. Tony no, Renato. Io Montana, ho ripetuto. Io stavo, non è Renato. That's hilarious. Tony Montana. Yes, he is Scarface. Scarface, yes. Tony Montana. No, Tony. No, io vado a macchinetta. Tony Renato. It's funny, I'm going to call Tony now and say, hey, Tony, I was bragging about you in Italy. Rinaldo, che sarebbe? Renato. He's from Naples. I think his family might be from Naples. He's definitely forse Italian. He's very Italian. Deriva da Napoli. He's really, really good guy. He's a very sweet guy. Un ragazzo molto in gamba. I just want to find some better pictures. Okay. Well, maybe what I can do is maybe after the first
break, I'll bring up the pictures and show you some better pictures. But basically, magari dopo la prima pausa vi fa vedere delle immagini. The idea being though that there's that in many landscapes there's still trees that are viable. They just need help in coming back because the root systems are still alive. Ma il fatto è che in molti casi ci sono tanti alberi con radici molto forti, ancora vive, che potrebbero essere appunto attraverso questa tecnica utilizzati per ripopolare la zona. So in truth, I mean, many deserts basically have forests underneath. E come in molte zone desertiche, come se ci fossero delle foreste sotto al deserto stesso, che aspettano soltanto di emergere. E questa è un'iniziativa privata? This was a private initiative or private this project? This was something that was funded through a non-profit called World Vision. È stata organizzata attraverso questa organizzazione I think it's called World Vision, if I remember correctly. Che se non erra si chiama World Vision. 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 World Vision. I have film that I can give you showing how this technique is used. E può darvi dei video in cui si mostra come utilizzare questa tecnica. I just wasn't expecting to because I have some very so I mean it's a really, you know, it'd be interesting to see if it can be used in regions like this, because you may have the same situation. Sarebbe interessante vedere se è possibile utilizzare questa tecnica in regioni come questa, con condizioni comunque difficili, simili un po'. Comunque in molte zone abbiamo molti cespugli di fichi, per esempio. For example, they have many figs, short. Yeah. Clubs. Exactly. So they could use maybe the same technique. Yeah, no, absolutely. I think that technique can carry over to many different varieties of trees. The biggest issue in using the FMNR technique has been land tenure. Land tenure. Like control of the land. Mm-hmm. Yeah. Sì, può essere, è una tecnica che può essere fatta con varie specie vegetali. E la motivazione principale di questa tecnica è quella proprio della gestione del controllo della terra. È stata utilizzata appunto come. Because if ora spiega meglio. Because if you can't control the places that you're working in, if you can't determine how the land is used, then it's very difficult to accomplish anything really. Perché se non riusciamo a capire, a controllare appunto il modo in cui è utilizzata quella terra, non è facile sviluppare, non si può capire bene che sistemi andare a sviluppare dopo. And that's really been a recurring issue that seems to it comes up over and over and over again. E questo è un problema ricorrente che riemerge di continuo, infatti. Because there's always a dispute about how land is going to be used. Perché c'è sempre una sorta di disputa sull'utilizzo, su come utilizzare quella terra. I don't know. Do you have similar problems here? Forse avete lo stesso problema qui. And I think this is a shameless plug. That's why I think, you know, this place is so important is because. We know the people who own it, who control it, who manage it, and so they can determine how the site is used. So you can establish some kind of work in a place like this and not worry about somebody coming along and. La cosa positiva invece è che qui possiamo utilizzare questa terra perché conosciamo i proprietari e non dobbiamo andare a chiedere permessi o non abbiamo problemi di controllo, infatti, in casi come questi. Yeah, so. Scusate, mi potete ripetere quanto ha riforestato
5-20 milioni di ettari, in base alle fonti alle quali si fa riferimento. Yes, between 5 and 20 million hectares. And this is in an area of Africa called the Sahel. Ed è una zona dell'Africa chiamata Sahel. Yeah. Sahel. Sahel. Yeah. I don't know what you say. Sahel. Sahel. Oh yeah. Yes. Yeah. Break. So let's take a break. I can find this file and then we'll come back. Pausa. All right. She's like, oh come on, break. Tutti quanti vogliono la pausa. Three, two, one. All right, we gotta work on that. That's good. All right, again, one more time. How about this? Okay, one more time. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. That was good. We're all set. No. Good evening. And this place is going to burn up. Got so much heat. Yeah, in questo posto riuscirete a produrre tanto calore. So I found what I was looking for. Ha trovato quello che stava cercando. And this is actually a presentation that Tony gave to me in Switzerland earlier this year. Questa fa parte di una presentation che gli ha dato Tony all'inizio dell'anno scorso. I saw him in Switzerland in July. E l'ha visto in Svizzera a luglio. Sort of just a picture, a graphic to show you what is really happening when you see something like this. Questa immagine vi fa capire che cosa sta effettivamente succedendo quando vedete una cosa del genere, una vegetazione del genere. Right, there might be a tree underneath the surface. Ci potrebbe essere un albero sotto la superficie. Right, so what you're seeing with this clump of vegetation is just the young shoots of the tree starting to come out of the trunk. Quello che vedete fuori emergere in superficie sono, diciamo, i rami più giovani di tutta una struttura che c'è sotto invece. Right. Come vedete in questo caso. So what Tony had come up with was a way to manage these new shoots. Quindi Tony aveva trovato un nuovo modo per gestire queste piante questi rami giovani. And create the possibility of a new trunk. E andare a creare la possibilità di far crescere un nuovo tronco. Right. So the process is select desired tree stumps.
Quindi l'obiettivo era appunto di selezionare i polloni, giusto? I desiderati. And for each stump, e per ognuno di essi choose the tallest and straightest stems. Scegliere il tronco, il ramo più alto. The tallest and straightest stems, right? And leave those. E lasciare quelli. The others you cut away. Gli altri vengono tagliati. Right. And like basically you're pruning the stems, pruning the stems. Stiamo appunto li stiamo potando. Right. And then basically as time goes on, that stem will eventually again grow into a trunk. E con il passare del tempo il tronco dovrebbe crescere. Now what's good about this is as the so this is a before and after. Quindi questa è un'immagine del prima e del dopo. How many years? There is some of these trees you'll actually have a pretty decent young tree maybe in the matter of several months, but this is over the course of a few years. Quindi alcuni di questi alberi sono cresciuti nell'arco di alcuni mesi, però sono passati diciamo vari anni. A couple of years? Yeah, no. Like a few years you can have again. In pochi anni si può good avere young trees. Si possono far crescere degli alberi giovani, forti. Because many of these species are very fast growing. Perché molte di queste specie vegetali crescono in fretta. Many of them are the nitrogen fixing trees that we've been talking about. E molte di queste sono quelle piante azoto fissatrici di cui abbiamo parlato. What did Tony to protect the plants against the animals until they reached the? That's where you have to be able to work with the community. Lì è proprio su questo che devi essere in grado di lavorare con la comunità. And the community determines the land use and how it's protected. Che è la comunità infatti che ti aiuta e ti dice determina come gestire, come proteggere quella terra. So you have to identify the right people that have the authority to be able to tell people how the land is going to be used. Quindi bisogna trovare le persone giuste con l'autorità giusta delle autorità locali che ti sanno dire esattamente come utilizzare quella terra. And the community basically they police the use of the land, they determine the use of the land, so they è la comunità che comunque determina l'uso della terra. But she was referring to the protection against the animals. Yeah, yes, that's what I mean. Uh-huh. is that there's an agreement just to be sure that I had translated among the community saying we're not going to graze this plot because we want the trees to come back. So that's the kind of sort of negotiation that takes place within the community. No, comunque si basa appunto su una negoziazione che si deve andare a fare con i membri della comunità per il controllo, per la protezione della terra. Now the problem associated with doing this kind of work and people wanting to get on the land is they can't get access to the materials that they need. For example, feed for their animals or fuel wood, for example. Per esempio, diciamo è importante in questo caso, in questi casi, questa questione è importante perché le persone devono o meno avere l'accesso a determinati, ai materiali, determinati, ad esempio al mangime per gli animali, è tutto relazionato. Right. So they just want to, you know, they may just want to not listen and then just let their animals go because they need the material. Per esempio, potrebbero non ascoltando, diciamo, potrebbero semplicemente far entrare gli animali perché hanno degli altri bisogni, tipo bisogno del mangime.
But if you can organize the community that is participating in this to manage the way material is harvested, then everybody can get what they need. Però se si riesce appunto a organizzarsi con i membri della comunità sulla gestione anche della terra, di come gestire la materia, questo problema viene risolto, il raccolto, questo problema viene risolto. But at the same time allowing the trees to come back. Però è importante allo stesso tempo garantire di nuovo la crescita di questi alberi. But that really is that's the hardest part of this whole thing is figuring out how to manage the people, the relationships. Infatti, questa è una delle parti più importanti e più difficili, capire come gestire tutti i membri della comunità, le persone che interagiscono. So, I just wanted this is a picture of one of the areas that this work has been done in. This is, I believe this is Niger. In 1975. Quindi questa immagine dovrebbe essere Niger nel 1975. Niger. Right. No, Niger. State. Right. The state, the Niger, country. The country. Lo stato del Niger. So this is a satellite image courtesy of the United States Geological Survey. Quindi è appunto uno studio preso dalla US Geological Survey. 1975. Del 75. 2005. È messo a confronto con la stessa immagine nel 2005. Right. 1975. From this is a satellite image. Yeah, satellite image. Sì, una immagine satellitare. Yeah, same. So this is here. Right, this is here. È la stessa immagine. What are these? Are plants, trees? Yeah, so these are all trees. So you can sono see. Sono tutti alberi. So you can see here. What's this part? No, I'm not sure what that is. I don't know if it was water. May have been water. Forse acqua. Possibly. Forse. But basically, you can see all of the open areas here. Qui potete vedere tutte le zone aperte senza alberi. And how sparse the distribution is of the trees. It's very far apart. E la distribuzione comunque delle piante che sono una lontana dall'altra. Not many. Non ce ne sono molte. So now you can see all of the trees that are now dotting the landscape. Invece adesso vedete quanti alberi ci sono nella stessa zona. Now what's interesting also is, and part of this might be the contrast of the picture. But I would imagine that there's more water retained in the landscape, which makes it a bit darker. Dovrebbe l'immagine risulta più scura, oltre alla risoluzione, alla tipologia dell'immagine, anche perché dovrebbe esserci più ritenzione idrica nel suolo. Because all of these new trees that have come back. Perché tutti questi nuovi alberi che sono appunto tornati a spuntare. Is allowing for more water to be retained in the landscape. Fanno sì che più acqua riesca ad essere conservata sotto nel suolo, nel terreno. This was a reforestation made up by someone. Yeah, but again these trees were not planted. Sì. Questi alberi non sono stati piantati ex novo. This came from the pruning of the trees that were already there. Sono cresciuti con la potatura di quegli alberi che erano già lì. They had just never been allowed to grow. Non soltanto che prima da allora non era stato fatto in modo che crescessero. Because they were always being eaten or perché erano sempre stati tagliati o mangiati. So what's interesting about this here is you can see how also being able to have this growth come back, it's also helped the other production, like agricultural production. Con quindi facilitando quindi la crescita di queste specie vegetali, andiamo anche a migliorare la crescita di prodotti agricoli, quindi il raccolto di altri prodotti. So in this case he said that
because they've brought the trees back, they doubled the crop yields. Quindi hanno sostenuto che avendo fatto crescere questi alberi, la produzione dei raccolti è duplicata. And then also because they're able to hang on, they're able to hold on to more water because they now have, you know, more coverage of the land. Mm-hmm. Avendo quindi a disposizione anche più acqua, proprio perché la terra era coperta le chiome degli alberi. They're less likely to have the types of serious droughts that they had had previously. Hanno, diciamo, si possono verificare con meno probabilità fenomeni di problemi legati al fenomeno della siccità rispetto a prima. So in this case he's quoting a statistic saying that use of FMNR has helped to produce 500,000 tons of additional grain a year. Quindi questa statistica ci mostra come grazie all'utilizzo di questa tecnica si sono avuti 500.000 tonnellate in più produzione di cereali all'anno in Nigeria. Un dato relativo, cioè qual è la quantità che loro producevano? 500.000 in più, però magari which was the basic line of this one before 500 of tons compared to what? Oh, I'm not sure of what the actual production numbers were, but it has helped to whatever they were doing previously, they've doubled it. Sì, non sa esattamente il dato, però è stato comunque raddoppiato. Yeah, and I think what's also great about this is through the management of these trees, they can still again get the materials they need for their communities. E ovviamente attraverso la gestione di questi alberi riescono anche ad ottenere dei materiali necessari per la comunità. They still have fodder. Hanno quindi foraggio. They still have food for themselves. Hanno cibo per loro stessi. Medicine. Medicine. Fuel wood. Wood to burn. Sì, tipo il legname per legna da combustione. And then what's also interesting is when the vegetation is brought back, it also helps to reintroduce some of the wildlife that previously. Avendo di nuovo questo tipo di vegetazione, sono riusciti anche a riportare tutta una serie, diciamo, la fauna selvatica che magari era venuta meno nel corso del tempo. Because you've restored habitat. Perché sono andati a ripristinare il loro habitat. So I think this is a really it's a powerful demonstration of this, some of the ideas we've been talking about the last, well, yesterday. Quindi questa è una dimostrazione molto incisiva di tutte quelle cose di cui abbiamo parlato ieri. It really demonstrates the importance of trees in reference to everything connected to design. Che dimostra appunto l'importanza degli alberi a tutti i settori che comunque fanno riferimento alla progettazione. It's a very important design element in landscape. Gli alberi sono un elemento molto importante per la ridefinizione, la progettazione dei paesaggi. Yeah, so, anyway. I'll make sure you have a copy of this. I think this is a very, it's actually one of my favorite things to talk about because it's so basic, it's so easy, anybody can do it. Ovviamente vi farà avere tutti questi documenti e ci tiene a mostrarveli perché sono molto semplici da capire e da realizzare. Tony likes to say, he tells people, he says, you know how I did that? Tony dice alla gente, sapete come sono riuscito a fare questo? I did it with a $2 pocket knife. L'ho fatto con un coltellino da $2. Sì. $2 pocket knife and working with the community to just figure out how do we best use this land. Ovviamente con un coltellino e mettendosi d'accordo, lavorando con la gente della comunità. Very basic. Quindi una cosa molto semplice. Okay. All right. So I want to finish with the
the climactic factors kind of took a bit of a detour, but it's related to this though. Andremo adesso a finire quindi a parlare dei fattori climatici per terminare il discorso iniziato ieri. I think we left off talking about We were talking about light, right?